Italia, appunto questa volta per le regionali, quelle in Sicilia. Allora, Sky24, lo sapete, sta facendo un viaggio molto interessante, la tappa oggi è a Venna. Vediamo che cosa ci racconta Fabio Vitale e anche che voce ha raccolto. Arroccata sui monti, unica provincia siciliana a non essere raggiunta dal mare, Enna in questi anni ha visto in faccia la povertà. Tra le più povere d'Italia, con un reddito pro capite di 16.260 euro, secondo le ultime stime di Unioncamere, gli abitanti di questa terra se la prendono con la natura che li ha confinati a quasi 1.000 metri d'altitudine. Nella mancanza di industrializzazione che abbiamo avuto nel corso degli anni, mentre le altre province crescevano, noi eravamo fermi. Quella che allora è stata una sfortuna, oggi è diventata per noi una fortuna, un'occasione. Oggi la città di Enna è sempre la quinta per reddito in Sicilia, quindi ci posizioniamo a metà classifica. E dopo anni di primati negativi, l'economia di questa città riparte dall'università e da questi giovani. L'Ateneo, che ha aperto le sue aule nel 2005, ha ridato ossigeno a quello che fino a qualche anno fa era un paese per vecchi. Oggi tante facce giovani per le vie della zona universitaria, giovani che per la maggior parte non sono di Enna. Di dove sei? Di Catania. Vieni qui per studiare. La stessa cosa? Sì, io sono di Adrano, in provincia di Catania. Tutti fuori sede? Sì, assolutamente. Com'è la vita dei fuori sede? Ma è carina, si prende la casa qui, magari è più facile, ovviamente viaggiare diventa difficile. Noi ci sentiamo parte di un nuovo modello di sviluppo, ci sentiamo protagonisti, attori di questo nuovo modello basato sulla formazione, sulla ricerca, sul contributo che l'università può dare per la realizzazione di infrastrutture nuove nel centro della Sicilia, per tutta la Sicilia. C'è poi la storia della dea di Morgantina, un vero gioiello dell'arte greca. La statua nel 1979 fu trafugata dal piccolo comune di Aidone ed acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu, che aveva sborsato 18 milioni di dollari per aggiudicarsela. Era divenuta una straordinaria attrattiva per i turisti americani. Dopo 30 anni di polemiche e cause giudiziarie è tornata a casa, ma in pochi, complice anche la morfologia del territorio che rende complicata raggiungerla, va a visitarla. Si può fare di più e su questo stiamo lavorando. Auspichiamo un maggiore interesse e già il fatto stesso che siamo passati da 4.500 visitatori a 54.000 è già stato un grande risultato. Enna, che in epoca romana venne definita l'ombelico di Sicilia per la sua centralità geografica nell'isola, è tornata a guardare al futuro. Il siciliano è un dialetto senza futuro? Sì, è come il napoletano. Nel dialetto siciliano non c'è la coniugazione del futuro. Per questo parlavo di condizioni culturali, dobbiamo anche cambiare la grammatica del dialetto. Fabio Vitale, Sky24, Enna.